I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito 22 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti a un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti ed altro. Le indagini, condotte da gennaio 2018 ad oggi, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito alle attività illecite poste in essere dall'associazione facente capo a Mangione Vincenzo, detto Remy. Gli indagati rispondono a vario titolo anche di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, porto e detenzione di armi. L'indagine trae origine dal tentato omicidio di Mangione Nicola, alias Geppetto, avvenuto l'8 gennaio 2018 nel quartiere CEP di Gravina. Un delitto maturato nel contesto del conflitto tra due agguerrite consorterie criminali radicate a Gravina e nate dall'unico clan Mangione, in seguito ad una scissione interna, contendendosi il controllo dello spaccio di droga. In seguito a questi fatti era iniziata una mirata indagine che documentava la presenza sul territorio di un vero e proprio sodalizio, ben strutturato e organizzato, facente capo a Mangione Vincenzo. Durante le attività sono stati sequestrati 2,5 kg circa di stupefacente, tre pistole calibro 7.65 e 87 cartucce dello stesso calibro e documentati numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la detenzione ed il porto di armi con l'arresto in flagranza di 9 persone.